dei progetti più rilevanti che sta per caratterizzare la tornata amministrativa a guida del sindaco Massimo Seri. Ha richiesto un lungo iter burocratico, partito con un concorso di idee che ha riscosso non poche partecipazioni. Parliamo del waterfront di Sassonia, che come quello di Torrette è ai nastri di partenza. Tra pochi giorni il cantiere sarà allestito sul lungomare, approfittando dei mesi invernali per svolgere i lavori e terminare l'intervento entro la prossima primavera. Costo dell'esecuzione del progetto è di 2 milioni e mezzo. Noi abbiamo intervistato il sindaco Massimo Seri sul luogo dove avverrà la trasformazione più importante, l'anfiteatro Rastatt, che sarà cancellato per essere sostituito da una terrazza protesa sul mare. Ma sentiamo tutti i particolari dal primo cittadino. Sindaco, siamo nell'anfiteatro Rastatt, nella zona di fronte al mare. Quello che vediamo adesso, tra poco non lo vedremo più. Che cosa accadrà? Beh, siamo intanto nel cuore della riqualificazione del lungomare, del waterfront, così usando un vocabolo inglese che piace alla gente, ma anche lungomare è un bel termine. Beh, che piace non tanto, perché non ci sono anche dei cultori della lingua italiana che sono insorti, meglio chiamarlo lungomare. Lungomare. Comunque non cambia la sostanza. No. E qui verrà completamente riqualificato e ripensato, però a monte ci sta una scelta di visione, una scelta strategica della nostra città. Siamo, per quello che mi riguarda, al decimo anno dove si tirano le somme. Noi abbiamo pensato di rendere una città più bella, di riportarla, di farla risalire sulla classifica del gradimento e dell'attrattività. E questo passa attraverso una riqualificazione. Siamo partiti dal Pincio, adesso stiamo proseguendo con alcune piazze del centro storico, altri quartieri, lungomare di Torrette e questo lungomare dove sta in una progettazione complessiva, e questo è il primo stralcio che si unisce ad un altro lavoro che è partito come quello di Viale Battisti, ma qua cambia completamente la filosofia, deve diventare un luogo attrattivo dove la gente si incontra, dove si fanno eventi, dove si fanno attività, ma soprattutto anche bello. E non ci sarà più l'anfiteatro, ma ci sarà un palco che guarda al mare con il suo orizzonte sia di giorno che di notte, e qui sarà questo uno spazio. Non è un peccato eliminare questo bel anfiteatro? Beh, questo ci sarà bello. Qualcosa ancora di più bello? Esatto, adesso poi il giudizio del bello è sempre soggettivo e relativo, però dialoga con quello che è intorno, perché oggi abbiamo questo spazio nascosto, bisogna venirci apposta, che non è che attira per la passeggiata, sì, per carità, si fanno tante cose, ha avuto la sua importanza ed è stata una scelta molto bella a suo tempo. Oggi ripensiamo perché ci sarà tutto l'attuale spazio dove sono anche un po' di macchine, diventerà tutta una piazza arredata, ci saranno piantumazioni di alberi, quindi sarà anche molto, molto verde, che dialogherà anche con l'ingresso dall'inizio di via Garibaldi, tutto Viale Battisti, che noi andiamo a riqualificare, perché rifacciamo tutte le parti pedonali con un manto stradale bello, accogliente, e proseguiremo anche l'intersezione che porta verso questo spazio, cambierà volto, non sarà più una semplice strada con asfalto, ma sarà intanto ridotto lo spazio per le auto, per circolare, e sarà arredato, e quindi sarà un tutt'uno, e questo accesso, e questo è il viale, uno dei due viali dove si vede il mare dalla caserma, nel senso che questa fortuna di avere questa intersezione, questo collegamento mare-centro storico così vicino e ravvicinato, che diventa una passeggiata unica. Ecco, le perplessità però che hanno avanzato. Finisco, perché non ci fermiamo qua, riqualifichiamo anche la parte verde a destra e a sinistra, e si legherà anche in un secondo momento con la valorizzazione del Borgo Marinaro. Sì, poi ne parliamo dopo il secondo stralcio. Sì. Come dicevo io, le perplessità che sono sorte in merito a questo progetto, che devo dire ha riscosso anche dei giudizi benevoli, insomma, operatori, albergatori, ristoratori hanno detto che è un bel progetto, però ci sono delle perplessità per quanto riguarda i parcheggi. Verranno eliminati questi 16 parcheggi davanti al 13 al Cristallo. E come verranno recuperati? Esatto, questo è un tema serio, perché ovviamente poi le cose devono essere funzionali. E ci sono due aspetti. Uno, intanto nel nuovo piano regolatore abbiamo individuato delle aree nuove da destinare a parcheggio.
Stiamo guardando, ovviamente la città è costruita, non è che ci possiamo inventare gli spazi e ricrearli da nuovo, ci sono degli spazi non di verde che possono essere utilizzati per parcheggiare, sono alcuni privati, stiamo ragionando anche di fare delle convenzioni che annunceremo avanti, stiamo verificando e esplorando per creare altri spazi di parcheggio qui nella zona di Sassonia, perché ovviamente c'è la necessità di dare delle risposte, anche se dobbiamo sempre più allontanare il parcheggio delle auto a ridosso della spiaggia, come avviene in quasi tutte le città di mare che stanno riqualificando. Riusciranno sempre a arrivare agli alberghi. Sì, questo è indiscutibile. Arriveranno, faranno quello che hanno fatto fino ad oggi, perché poi parcheggiano, a parte una macchina o due, davanti al proprio hotel, devono poi tutti trovare la soluzione nelle vicinanze. Quindi non cambierà assolutamente nulla sotto quell'aspetto, si tiene conto, ovviamente noi queste cose le facciamo per la nostra città, per essere più bello, per chi la vive, ma anche per quei turisti che vengono, e quindi dobbiamo anche offrirgli dei servizi. Pertanto è la bellezza unita anche alla qualità del servizio. E questo è un finanziamento di 2,5 milioni, mi sembra, di ricordare, però ce ne sono poi da ricercare per altrettanti per quanto riguarda il Borgo Marinaro, che è il secondo stralcio che al momento non viene realizzato, però insomma è in programma. Il Borgo Marinaro fa perno sul porto di Fano e anche lì, partendo dalla passeggiata della Darsena Borghese, ci sono diverse iniziative in programma. Esatto, anche lì alcune cose le stiamo programmando, perché ci sono alcuni, chiamiamoli accessori se vogliamo, su un progetto che avrà finanziamento attraverso l'ITI. Stiamo pensando a una planisfera, ad un museo galleggiante, e quindi queste hanno già un finanziamento destinato, che ovviamente non potrò inaugurare io, o forse siamo velocissimi, ma ho difficoltà a pensarlo, ma non mi importa. Perché forse l'avvio dei lavori, speriamo, almeno quello. Sì, questo sì, vanno a qualificare la nostra città. E poi c'è tutta la parte di riqualificazione che prevede tutta una trasformazione di fronte al faro, che diventi più piazza e non più asfalto. Il borgo, che d'estate quando rendiamo pedonale è molto frequentato, è stato molto apprezzato questa scelta degli ultimi anni, quindi anche quella parte si integrerà sempre più e veramente farà la differenza, e ci sarà una nuova Fano sotto questo aspetto, che si unisce anche al percorso che abbiamo fatto con la Darsena Borghese. Adesso tra poco partiranno anche i lavori di demolizione del vecchio casellino vicino alla Rocca Costanza sotto Viale Nazario Sauro, perché anche lì si proseguirà fino al faro e la gente potrà partire dalla piazza a piedi, fare una passeggiata per il corso, arrivare alla Darsena e fino al faro, e questo è un qualcosa che solo Fano può offrire. Partirà anche il Manfrini? Il Manfrini, anche questo siamo ormai addirittura d'arrivo, perché stiamo aspettando solo la formalità del passaggio dell'immobile all'amministrazione comunale, ma noi non siamo stati fermi, abbiamo già avviato la progettazione, abbiamo già destinato 1,8 milioni per la sua riqualificazione, e il Manfrini dialogherà con tutte queste riqualificazioni, questo in modo particolare anche con la passeggiata della Darsena. E poi, mi permetto di aggiungere, proseguendo, anche qua ci saranno delle trasformazioni. La passeggiata dell'Isippo verrà anche questa riqualificata, con un ingresso ampliato, visibile, come raccogliendo anche tante istanze che negli anni avevano visto in termini critici. Quindi, come vedete, veramente Fano, al termine di questo percorso, ma poi continuerà anche con chi verrà dopo, in un restyling, così vogliamo chiamare, di bellezza, che la renderà veramente, io ho sempre detto, il mio obiettivo è rendere la città di Fano la più bella e interessante delle Marche. Non so se adesso non si fanno mai le classifiche, ma sicuramente sarà tra le più interessanti e più belle della nostra Quindi regione. Tanti rendering che stanno diventando realtà. Torniamo un attimo qui all'anfiteatro Rastatt, quando inizieranno i lavori? Allora, di fatto sono già partiti i lavori di Viale Battisti, nella zona all'ingresso alla fine di Via Garibaldi, e a breve partiranno, adesso non so dirti il giorno preciso, ma stiamo partendo perché dobbiamo finire entro aprile dell'anno prossimo, perché qui siamo in una zona turistica, ci sono gli operatori e questa parte deve essere funzionante, altrimenti andremo a creare sì un disservizio. La ditta che ha vinto la gara
locale, quindi anche questo è del territorio, quindi è un aspetto positivo, senza nutrire gli altri, però ovviamente ci si ragiona, è più facile anche dialogare e avere una relazione. Sono consapevoli dell'importanza delle tempistiche, ci hanno garantito che staranno nei tempi. Il progetto del Waterfront è stato presentato nei giorni scorsi alla cittadinanza nel corso di un incontro che si è svolto nella sala assemblee del Marine Center, il laboratorio di biologia marina. Adesso sono stati presenti due progettisti, due giovani architetti che con una soluzione del tutto originale e innovativa hanno vinto il concorso di idee. Si tratta di Andrea Gori e di Antonio Lamarca di Milano. Andrea Gori, il progettista del Waterfront, colui che ha vinto il concorso di idee per questo grande progetto che rivoluzionerà tutta l'area di Sassonia, in modo particolare l'anfiteatro Rastatt. Andrea, un progetto importante questo che ha una idea, un riferimento green, è vero? Sì, sarà sicuramente un progetto che trasformerà il Waterfront anche in senso green. E ormai progettare guardando la natura e creando spazi che quindi possano essere anche molto più piacevoli a livello urbano, a livello climatico e sostenibili, per noi è alla base del progetto ed è una prerogativa che non è concept ma è qualcosa che viene addirittura prima. Il Waterfront adesso è uno spazio con delle enormi potenzialità, però soprattutto d'estate c'è una carenza di ombra e gli spazi anche dal punto di vista vegetativo non sono diciamo nello stato migliore. Creeremo una sorta di parco lineare che diventa un vero e proprio spazio da vivere durante tutto l'anno, con una forte presenza di specie autoctone, alberi che faranno ombra d'estate e anche tante specie spontanee che permettono quindi un ambiente molto più interessante dal punto di vista naturalistico e della vegetazione, e poi allo stesso tempo una più facile manutenzione. Infatti queste specie che si stanno iniziando a usare adesso in tanti progetti nel mondo, in Europa, permettono una gestione più spontanea della specie, aumentando la biodiversità e avendo quindi un waterfront verde allo stesso tempo molto più vario e interessante. Ecco, con le tue parole ci puoi descrivere come sarà l'aspetto futuro di questa zona? Sarà una zona molto più verde, con meno traffico, con tante piazze che possono essere usate con velocità diverse, una città che si apre molto di più allo sport. Poi siamo partiti dall'aspetto naturalmente di Fano, città delle bambine e dei bambini, quindi anche una città a misura di tutti, accessibile, che possa accogliere all'interno dei suoi spazi pubblici e offrire le proprie attività veramente a ogni possibile cittadino, visitatore che verrà a vedere il Waterfront, a vivere il Waterfront. Benissimo, un'altra domanda per quanto riguarda invece i problemi che sorgerà questo cambiamento radicale della zona. Vengono eliminati i parcheggi, ci sono modifiche nella viabilità, senso unico su Viale Battisti. Insomma, i cittadini dovranno poi adeguarsi a queste grandi nuove novità. Pensi che ci vorrà molto? Pensi che la città capisca queste innovazioni? Secondo me sì, la città è sicuramente matura per una trasformazione del genere, è qualcosa che è stato fatto in tante altre città lungo la costa, per esempio a Rimini è stata fatta una trasformazione molto più importante a livello di metri quadri e di spazio trasformato e di modifica nella viabilità, e sicuramente la città ne ha giovato. Ormai è vero che sicuramente ci sarà un disagio iniziale, però è anche vero che offrire questo tipo di spazio ai cittadini è la prerogativa di una città contemporanea molto più verde e accessibile, quindi penso che in poco tempo questi spazi possano essere riutilizzati nel migliore dei modi. Qual è stato il primo segno che avete messo sulla carta per quanto riguarda il progetto del Waterfront? Il primo segno è stata una linea che ha collegato il centro storico con il mare. Questo per noi è stato fondamentale ed è stata la nostra linea, la nostra guida per tutta la progettazione, sin dal principio. Un collegamento che per noi è necessario, perché ad oggi la città risulta divisa, il mare risulta totalmente staccato dal centro storico, e questo per noi è risultato l'obiettivo principale.
da perseguire. Sì, dobbiamo dire che l'anfiteatro Rastatt è un luogo molto caro ai fanesi, vi si svolgono tante manifestazioni, è un luogo di sosta anche per quanto riguarda l'estate. Perché avete deciso di eliminarlo e di trasformarlo? No, non si tratta di eliminazione, abbiamo deciso di trasformarlo per dare una nuova vita all'anfiteatro, per renderlo più contemporaneo, per cambiare il modo di utilizzo e dare nuove opportunità di utilizzo appunto di quello spazio. Abbiamo allargato i gradoni per permettere l'aumento dei numeri di posti a sedere, quindi sarà un anfiteatro più capiente. Abbiamo raddoppiato gli spazi anche per eventuali mostre, perché oltre allo spazio verso il mare l'anfiteatro si potrà aprire anche alle spalle su quella che sarà la nuova piazza antistante all'Hotel Cristallo. Quindi non si tratta di un'eliminazione come può essere percepita, ma si tratta di un miglioramento e di un adeguamento dello spazio. Comunque la quinta migliore sarà quella del mare, quindi avrà veramente una scenografia eccezionale che si vedrà tra l'altro dalla vetta di Viale Battisti. Esattamente, dove appunto è il punto di vista principale quello. Inoltre sarà un anfiteatro con una serie di infrastrutture molto più adatte a quell'ambiente. Verrà dotato di illuminazione ad hoc, quindi un'illuminazione che viene proprio dal teatro, con dei fari, dei puntatori che permetteranno di gestire quello spazio in diversi modi, cosa che ad oggi non c'è, quindi c'è bisogno comunque di montare infrastrutture ogni volta che questo spazio deve essere utilizzato. Quindi per questo, come dicevo prima, sarà un adeguamento. Non è stato facile comunque per l'amministrazione comunale di Fano, visto anche la delicatezza di certe decisioni, come la necessità di eliminare un congruo numero di parcheggi, giungere alle fasi finali del waterfront. Meta raggiunta però con costanza da parte dell'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, che ha coordinato l'intervento insieme alla riqualificazione di Viale Cesare Battisti, che ha comportato anche la ristrutturazione di Piazza Rosselli e la coniugazione con il secondo stralcio, dilazionato ad un secondo momento, comprensivo dell'intervento sul Borgo Marino. Assessore Brunori, il waterfront di Sassonia è uno degli interventi più rilevanti dell'amministrazione comunale che intende cambiare un po' il volto della città. Ebbene, cosa dobbiamo aspettarci tra qualche giorno e quando inizieranno soprattutto i lavori? Chiaramente è una trasformazione del lungomare, è vero, non ci scorporerà dalla nostra identità marinara, perché quella fa parte del nostro vulnus, del nostro cuore e diciamo del motore di questo spazio, ma sicuramente ne trasformerà quello che è l'utilizzo, perché immaginiamoci che dall'asse su cui abbiamo lavorato in questi anni, appunto, che parte da via Negusanti, e ci sarà un attraversamento di quest'asse venendo giù per via Garibaldi, che è stata riqualificata, ora anche Viale Battisti, lo attraverseremo con una mobilità dolce, con una nuova energia vitale, anche ambientale e verde, e nello stesso tempo di una parte architettonica che oggi vedrà la realizzazione, appunto, la trasformazione di un anfiteatro con una scalinata, a questo punto, pensate, a due viste, sia vista mare e sia vista città, quindi con un sistema di piazza che si costituirà a partire da quello che è appunto il collegamento che porta da via Dante Alighieri sino all'anfiteatro, un sistema di piazza che metterà in sicurezza tutti, da 0 a 99 anni, accessibile a tutti, con una percorrenza veramente slanciata e anche molto bella da percorrere, perché con una nuova pavimentazione adatta anche a un attraversamento sicuro, bello e lungimirante, perché questo è un primo stralcio che poi vedrà un susseguirsi di altri interventi. Si sente nelle condizioni di mantenere e di rinnovare la promessa di recuperare i parcheggi che saranno eliminati? Sì, mi sento nelle condizioni, perché è vero che oggi il lungomare non è nutrito di tantissime aree, ma c'è un'area sicuramente che è rispondente, che è quella da PRG, nella quale stiamo facendo dei lavori diciamo adiacenti di fognature, di acque bianche importantissime e funzionali a riattivare quello che è il lotto, non solo quello ma anche di altre lottizzazioni. Nello stesso tempo quindi potremo partire con la progettazione di quello, che prima di realizzarlo passeranno 2 anni, ma in attesa
diciamo che abbiamo già individuato delle aree pubbliche e private su cui lavorare e dare una risposta efficace e puntuale sui parcheggi che verranno in questo caso sacrificati. Il traffico pesante verso il porto, compreso quello delle barche, verrà mantenuto? Verrà mantenuto, sì, e in questo momento, anche in questo periodo di lavori, verrà spostato sul cavalca ferrovia, diciamo, della Sassonia Sud, e poi successivamente verrà costituita una strada delle barche, quindi una strada appropriata, e vedrete che cambieranno delle cose. Si sente soddisfatta del lavoro compiuto? Ma sì, molto, perché penso che questa sia una restituzione alla città proprio nella prospettiva della crescita, e che non è solo una crescita turistica, ma è una crescita anche della qualità di vita di noi persone che la attraversiamo, che la viviamo. Noi siamo i turisti permanenti, che siamo i primi a doverci aspettare veramente un qualcosa che migliora nelle nostre case. La presentazione del progetto è stata seguita da una moltitudine di persone che hanno espresso tutto sommato un giudizio positivo. Rimane da risolvere la questione dei parcheggi. Imperativo recuperare quelli che verranno eliminati. Su questo c'è l'impegno della Giunta di agire sul nuovo piano regolatore. Dopo che la trattativa per acquisire la disponibilità di un'area privata è saltata per la contrarietà di uno solo tra i negoziatori proprietari.